Da quale esigenza nasce appunto il fatto di confrontarsi su un tema così importante e strategico? È un tema di particolare attualità e quindi abbiamo cercato anche di inserirlo in un dibattito meno partitico ma più di area politica. È chiaro che questa nostra associazione è emanazione del mondo che fa riferimento al centro riformista, quindi a Italia Viva, però vogliamo aprire un po' a tutti e anche la platea, una platea di persone che sono delle più variegate, perché l'argomento è molto importante, c'è un anno ancora di legislatura a completare questa situazione di gestione di questi 5 anni della giunta regionale e vorremmo che questa iniziativa portasse un contributo per conoscenza di criticità e di problematiche al nostro vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Qual è la fotografia secondo lei della sanità di oggi? È una fotografia un po' sfocata rispetto a quelle molto bene a fuoco dalla riforma in poi e dalla successiva riforma del 92, eccetera, sfocata per motivi economici, per un sottofinanziamento nazionale, eccetera, ma anche per alcune disattenzioni a livello più locale delle regioni, delle ASL, eccetera, e anche per un certo consumismo privato anche da parte dei cittadini. Il futuro della sanità, ospedale e territorio, un titolo impegnativo, un tema sul quale lei si è sempre molto impegnato. Sì, sono molto impegnato partendo dal piano sociale e sanitario che è ancora in vigore, che è quello che poi di fatto ho portato avanti io nella passata legislatura. Si apre in questa fase una discussione sul nuovo piano sociale e sanitario, bisogna comprendere e far capire come le dimensioni ospedaliere può integrarsi con il territorio, cosa si può fare nel territorio, cosa si deve fare negli ospedali, come coniugare per esempio nuovi bisogni dei cittadini con le istanze della sanità pubblica, come inserire in maniera organica e però in maniera molto puntuale e necessaria in alcuni casi anche iniziative di carattere privato convenzionato, quindi modelli sanitari che cambiano in una società che cambia perché ci sono sempre nuovi bisogni. A nostro avviso il tema non è soltanto le risorse, quindi non sto qui a raccontare che mancano risorse, a fare una battaglia sulle risorse, è evidente che le risorse servono, però se noi le consideriamo un dato certo, con quelle che abbiamo dobbiamo essere in grado di erogare servizi migliori, lì sta la sfida dei bravi amministratori. I sindaci aretini hanno scritto al presidente Giani perché vogliono dire la loro sul prossimo direttore generale. Io credo che sia corretto, è corretto da parte dei sindaci farsi sentire, ma soprattutto è corretto condividere le scelte. Se le scelte verranno condivise, questo territorio ha dimostrato che può stare insieme. Siccome si arriva all'ultimo anno di legislatura, questo è un passaggio che non nascondo non essere banale, essere molto delicato, sul quale la politica è corretto che incida, corretto che incidano le amministrazioni, quindi ci si aspetta un paio di settimane, non dico un po' più calde di quello che sarà la temperatura delle prossime settimane.